Poi che bello, finalmente ti rivediamo, caro Roberto, trentennale dello scudetto, colonna portante di quella storica vittoria, insomma, dalle tue corde vocali che a Bergamo il lontano 12 maggio 85 sfusionasti questo coro, questo grido di gioia che coinvolse tutta la città di Verona. Oggi sei tornato e presentato gli storici campioni dello scudetto. Che effetto fa a te, voce storica dell'Hellas Verona, ritrovarti con i tuoi beniamini? Sì, mi è stato chiesto di presentare i giocatori esattamente come 30 anni fa sulla scalinata del municipio. Purtroppo l'organizzazione di quell'evento lì non era impeccabile, però il clima era ugualmente molto festoso. Chiunque passasse dalla piazza si è trovato subito coinvolto, esattamente come 30 anni fa, e così come il rapporto con quei giocatori che tra l'altro conservano tutti un fisico straordinario, sembra quasi che potrebbero giocare, e si capisce ancora una volta che quella vittoria è stata determinata, oltre naturalmente che da Bagnoli, che dalla tecnica di gioco, anche da questo clima straordinario che si era creato tra questi giocatori. Oggi ogni squadra ha una rosa di 25-30 giocatori addirittura. Loro erano in 11 più Bruni e Sacchetti, eppure c'era questa armonia, questa squadra granitica. Poi ricordiamo che in quel campionato nelle altre squadre c'erano Falcao, Zico, Platini, Rumenig, Socrates. Basta ricordare la prima partita, Verona-Napoli, sì. L'esordio di Diego Armando Maradona. È come se oggi in Italia giocassero Messi e Cristiano Ronaldo. E quindi una vittoria di straordinaria importanza anche dal punto di vista tecnico. E quindi è una gioia averlo a suo tempo raccontato. Volpati disse quella famosa frase: soltanto più avanti ci renderemo conto di quello che abbiamo fatto. Sono passati 30 anni e ce ne rendiamo proprio conto, e ce ne rendiamo conto a tal punto che l'appuntamento è fra 10 anni per il quarantennale e fra 20 per il cinquantennale. Onestamente, quanto ti manca il Bentegodi? Quanto ti manca il tuo Hellas? Beh, mi manca immensamente. Per me non poter raccontare tutta la partita è un grande dolore. Poi i dolori veri sono naturalmente altri. Io lavoro in teatro e è una gioia ogni sera, per cui non è che sto lì a piangere più che tanto. Però è una cosa che mi manca, e vedo che manca a moltissimi che mi chiedono, ma io continuo a essere certo che prima o dopo torno.